Di prossima uscita un libro dedicato all'adolescenza, soprattutto a come accompagnare e vigilare su questa età di transizione. È un libro che verrà e che presentato non solo per pediatri, medici di medicina generale, ma per tutti quegli adulti che sono interessati a questa fase dell'esistenza, quindi chi si occupa di scuola, chi si occupa a diverso livello del rapporto con gli adolescenti, ma anche e soprattutto dei familiari degli adolescenti. Un libro pensato per poter presentare quello che accade in questo periodo della vita, perché l'adolescenza è una fase della vita e non necessariamente l'irresponsabilità, che può essere un modo di affrontare la vita. All'interno di questo, a partire da quelli che sono la fisiologia del cervello dell'adolescente e quindi delle sue modificazioni da un punto di vista fisiologico, tutto quello che è la transizione e soprattutto di come l'adolescenza sia un crocevia di opportunità, ma anche un crocevia fatto di rischi. Rischi che poi possono trovare la loro condensa e momento di comparsa nei disturbi affettivi, nei disturbi d'ansia e dismorfofobico, nei disturbi del sonno, nei disturbi del comportamento alimentare, ma anche in quelle che sono le nuove dipendenze, sia con sostanze che senza sostanze, come l'internet, piuttosto che il gioco d'azzardo patologico, fino alle ultime due condizioni, che è quello che riconosciamo del ritiro sociale e relazionale e degli atti anticonservativi. Quindi un'opportunità per le persone interessate di ricevere informazioni e modalità di risposte di gestione corrette, oltre che alla possibilità di fare luce su alcuni aspetti psicopatologici, non ultimi anche della ADHD e degli autismi ad alto funzionamento. Il tutto con del box che verranno di informazioni utili, ma soprattutto di comportamenti che possono rivelarsi utili e funzionali. Accompagnare e vigilare. Questo è il compito che viene richiesto a noi adulti, clinici e ricercatori, insieme ad operatori della salute, persone interessate e soprattutto familiari di adolescenti.